La mitologia norrena. Odino e i nove mondi. La vera storia di Odino, il padre degli dèi. Letto dall'avido alchimista. Capitolo 1. Il ghiaccio e il fuoco. L'albero è ogni cosa, e ogni cosa è l'albero. Il frassino Yggdrasil mantiene unite le diverse parti dell'universo. I nove mondi crescono tra i suoi rami, intorno al tronco e sulle sue radici. L'albero dona loro nutrimento e continuità, è il garante dell'ordine e della vita. Ma prima di Yggdrasil qualcosa era esistito. All'alba dei tempi, in seno a un enorme abisso, il fuoco e il ghiaccio si erano scontrati, dando forma a tutto ciò che oggi conosciamo. La collisione aveva generato l'Aether, la brina benefica dalla quale sarebbe scaturita la vita. Il fuoco e il ghiaccio sono i due mondi più antichi che esistono. Muspelheimer è la dimora del fuoco, dove il caos ribolle allo stato puro. Qui vivono, in attesa di sollevarsi, i giganti del fuoco. Il loro capo, Surtr, è nemico della creazione. Tra le radici di Yggdrasil sorge anche Niflheimr, il mondo del ghiaccio, dove sgorga una sorgente dalle impetuose acque. Hvengelmir, il calderone ribollente. Da essa traggono nutrimento le radici più profonde dell'albero. In questi territori non giunge mai la luce, e tuttavia, al di là dei loro confini, si cela un luogo ancor più lugubre. Helheimr, il mondo dei morti. Al centro del grande frassino, saldamente ancorato al suo tronco, risiede Midgard, il recinto mediano, dove dimorano gli uomini. Tutto intorno si estende un immenso oceano, che lo circonda come un anello. Dalle sue coste, gli uomini scorgono con timore, al di là delle acque, una terra brumosa, dove si staglia la cordigliera più alta del mondo. Questo è il solo muro che li separa da ciò che risiede al di là di esso. Jotunheimr, la terra dei giganti, esseri dalla straordinaria forza, nati ancor prima degli dèi. Vi sono giganti saggi, ma ve ne sono anche dei crudeli. Yggdrasil estende le sue radici fino a questo mondo ostile, poiché lì sgorga la fonte della saggezza, della quale si nutre. Gli dèi vivono a contatto con i rami dell'albero. Qui risiedono anche i mondi di Svartalfheimr, dimora degli industriosi nani, costruttori e artigiani dall'aspetto deforme, ma capaci di infondere magia nelle opere che modellano con le loro mani. E di Alfheimr, dimora degli eleganti e splendidi elfi, esseri lucenti, col potere di favorire la vita, così come di lederla. Tra tutti gli dèi, i primi sono gli Aesir, la stirpe di Odino, il padre di tutti. Vi è poi anche un'altra stirpe, i Vanir, dei della vita, della fertilità e del desiderio, che hanno il loro mondo a Vanheimr. La dimora degli Aesir è la celeste Asgard. Qui vi sono i grandi palazzi di Odino, così come le case dei suoi fratelli, dei suoi figli e di tutta la sua stirpe. Ad Asgard si giunge attraverso il Bifrost, il ponte arcobaleno che possono percorrere soltanto coloro che sono benvenuti nel regno degli Aesir. Odino soltanto può attraversare liberamente i diversi mondi. Nel luogo più sacro e protetto di Asgard sgorga la più importante delle fonti di Yggdrasil, la fonte del destino. Qui le Norne irrorano le sue radici. Grazie a loro si mantiene in vita l'albero che tutto sostiene. Sono tanto antiche da conoscere ogni avvenimento passato, ma possono anche scrutare sull'albero stesso i sogni degli eventi futuri. Per garantire la permanenza del mondo, tessono l'arazzo del destino.
Dal suo palazzo argentato di Valaskjalf, il luogo più elevato di Asgard, Odino contempla l'albero della vita che nutre e allo stesso tempo fa tribolare le creature che vi dimorano. Il padre di tutti invia i suoi corvi nei nove mondi per sapere cosa sta accadendo. È determinato a proteggere Yggdrasil dagli attacchi del caos. Si prepara, riunisce le forze, va in cerca della conoscenza e del potere della magia. Raduna nella sala dei caduti, il Valhalla, i migliori guerrieri del mondo, addestrati e pronti per la battaglia finale. Lì, seduto sul Hlidskjalf, il suo trono d'argento, Odino sorveglia la creazione. Questa è la storia di come ebbero inizio le sue formidabili imprese. I corvi Ugin e Mugin, pensiero e memoria, volavano nella bruma, lasciandosi cadere per poi innalzarsi nuovamente in volo in una danza spensierata e felice. Scorto in lontananza il bagliore che stavano cercando, svoltarono all'improvviso e orientarono il loro volo in quella direzione. Molto presto raggiunsero la sponda di un lago, le cui acque verdi e luminose fluivano ai piedi di un immenso frassino. Le acque sgorgavano da una fenditura nel tronco dalle fattezze di una bocca nell'atto di pronunciare un incantesimo dimenticato. I corvi si posarono lì accanto e volsero lo sguardo verso la nebbia, in attesa dell'arrivo del loro padrone, al quale aprivano la strada. Si profilò dapprima come un sogno, assumendo consistenza man mano che avanzava. La bruma si dissolveva al suo passaggio. Il viandante incappucciato giunse sulla sponda del lago, celato dalla sua tunica oscura, blu come l'ultimo sospiro della notte. Circondò il lago per avvicinarsi all'albero e lo contemplò, elevandosi fino a perdersi nella nebbia, verso l'alto e verso i lati, esteso come una muraglia. Si levò il cappuccio, scoprendo il suo volto risoluto, ancora giovane, incorniciato da un'arruffata chioma e da una folta barba. Odino, figlio di Bor, si impressionava ancora alla vista del favoloso albero. Sulle sue radici, sul tronco e sugli immensi rami avevano trovato dimora i nove mondi della creazione e in ognuno di essi viveva una stirpe di esseri. Unico tra tutti gli esseri, egli poteva viaggiare tra questi mondi attraverso l'albero e poiché vi montava a mo' di un soldato a cavallo, lo aveva chiamato Yggdrasil, il destriero del terribile. Il dio posò la mano su una radice e reclamò l'apertura dell'ingresso senza pronunciar parola. Di fronte alla sua audacia, la corteccia si lacerò svelando l'imbrocco di una grotta. Una gelida brezza gli scosse i capelli. Lì si addentrò il figlio di Bor, sotto il vigile sguardo dei suoi corvi, sprofondando nelle viscere di Yggdrasil. Il cunicolo si estendeva verso un'algida stanza. Al termine vi trovò una grotta dal soffitto elevato, dalla cui cima pendevano infinite fibre vegetali che risplendevano argentate. Le fibre si snodavano con altri filamenti che sporgevano dalle pareti, formando enormi drappi intessuti a metà. Avanzando verso il centro della stanza, Odino cercò le filatrici degli arazzi. Una voce soave sussurrò alla sua mente. «Figlio di Bor dell'Armata Divina!» Si guardò intorno senza riuscire a distinguere chi gli stava parlando, confuso dalla cortina di fibre in movimento. «Il tuo posto non è qui!» Sussurrò un'altra voce in tono più severo. Un'ombra si mosse al centro della stanza. Odino la seguì, ma una volta giunto sul posto, non trovò nessuno. «Io, Odino, figlio di Bor, insieme ai miei fratelli Vili e Ve, abbiamo sacrificato Ymir. Lo abbiamo ucciso e con i suoi resti abbiamo forgiato il cielo e la terra. Abbiamo creato i primi uomini e abbiamo donato loro Midgard, il recinto mediano della terra, affinché si moltiplicassero.
Anche ai nostri pari, gli dei Vanir, abbiamo donato un mondo dove sentirsi a casa. E abbiamo offerto una dimora anche ai nani, agli elfi chiari e perfino ai giganti. Prestateci ascolto, Norne, tessitrici del destino, perché dobbiamo essere ascoltati. Disse il figlio di Bor. In quell'istante avvertì un soffio sul collo. Belle parole, ma... Il dio si voltò, ma vide soltanto il vuoto. Una terza voce gli risuonò in testa, sebbene avesse l'impressione che lo turbolasse. Per interminabili secoli, la creazione è rimasta deserta. Dov'eri tu, figlio di Bor? E un'altra voce dall'altra parte. Dov'era tuo padre? Odino si rigirava, guardando da una parte all'altra. Improvvisamente avvertì la pressione di una corda che gli intrappolava l'avambraccio, risaliva verso la spalla e attentava al suo collo. Dov'erano i tuoi al principio dei tempi, quando non c'erano sabbia, né mare, né gelide onde? Tentò di liberarsi con l'altra mano, ma un'altra corda gli bloccò il polso e con un sospiro gli circondò interamente il braccio. Quando non c'era la terra, né in alto si scorgeva il cielo, ma solo l'abisso. Serpeggianti fibre gli afferrarono le cosce e lo sollevarono da terra, trascinandolo verso il soffitto. Le voci gli riecheggiavano intorno mentre si dimenava a suon di violenti spintoni, i quali, tuttavia, non riuscivano ad avere la meglio sulle forze che lo soggiogavano. Rammenti, forse i primi nati. Cosa sai tu di cosa c'era prima che venissi al mondo? Odino, figlio di Bor. Le corde lo trascinavano in alto, come fosse un insetto intrappolato in una ragnatela. Il dio vi si aggrappò, avvolgendole intorno alle braccia e afferrandole con i pugni. Inspirò un momento, e poi, emettendo un ruggito, tirò con tanta forza da far tremare il soffitto, che emise uno scricchiolio. Il figlio di Bor tirò e tirò con smisurato impeto, tanto che le sue braccia divennero livide e le pareti crepitarono mentre resistevano all'assalto. Il suo volto si fece scuro, andava perdendo la sensibilità alle membra. Ma non per questo desisteva, spingendo anzi con ancor più ardore, come se nello smembramento provasse del piacere. Per tutta risposta, le fibre aumentarono la pressione e lo costrinsero fino a impedirgli il respiro, come fossero un serpente divoratore. Sentendosi venir meno, Odino cessò di opporre resistenza. Chiuse gli occhi e si immerse in sé. Si rassegnò al loro abbraccio, poiché attraverso le fibre poteva congiungersi con Yggdrasil. Stava avendo una visione di tutto quanto esisteva, in una misura che superava ogni limite conosciuto. Percependosi in intimità con il colossale albero, gli comunicò con il pensiero: «Ignoro molte cose, non ne vado fiero. Perciò vengo da te, che considero l'essere più sacro della creazione. Poiché le eterne sorelle che tessono i tuoi figli sono più potenti e più sagge di me, presta attenzione alle parole che ti rivolgo. L'universo si estende ormai in tutte le sue parti, ognuna delle quali è al suo posto. Ormai la vita prospera, in pace, sotto la mia protezione. Tuttavia, il fuoco devastatore continua ad ardere in qualche luogo recondito, e il gelo eterno si espande là, da qualche parte, al di là della mia portata. Avverto in me la furia di entrambi, inerte ma ugualmente distruttrice, in attesa della nostra debolezza. Se l'armata dei miei dovrà frenarli, è necessario che io sappia tutto di loro». Le fibre cedettero e lo lasciarono cadere al suolo come una roccia che precipita giù da un dirupo. Una volta a terra, il dio gonfiò il petto con una boccata di vita. Aprì nuovamente gli occhi e, mentre svaniva il velo che gli offuscava la vista, scorse tre figure che emergevano dal suolo.
vestivano bianche tuniche lungo le quali ricadevano i loro capelli, a eccezione della terza che, tenendosi a distanza dalle sue sorelle, aveva invece il capo coperto. Dal volto delle Norne traspariva un'estrema delicatezza, ma anche un'impassibile freddezza, un'aria di inclemenza, quasi di crudeltà, che raggelava chiunque le guardasse. La seconda per età avanzò verso Odino. «La saggezza che custodiamo in questo luogo ti è proibita. Non ti è dato conoscere la razza del tuo destino.» Sollevandosi, egli rispose: «Lo so bene, non è quello che desidero.» «Ti abbiamo visto tradire e mentire. Perché mai dovremmo fidarci di te?» «Tu, Verdandi, sei colei che conosce il presente. Sai bene che i miei corvi percorrono i mondi, ma sai anche che vi sono regni ai quali non hanno accesso.» La Norna non rispose, perciò Odino si sentì confermato nelle sue parole e proseguì: «Essi mi informano su tutto ciò che accade. Tuttavia esistono forze che impediscono il loro passaggio. Cos'è il fuoco? Cos'è il ghiaccio? Perché ci minacciano?» «È una vecchia storia, figlio di Bor», rispose Verdandi. Poi tacque un istante, serbando per sé un fosco pensiero. In seguito, rivolgendosi alla seconda sorella, la più anziana delle tre: «Non spetta a me narrarla.» Urdr, colei che conosce il passato, si sentiva commossa da quelle parole, lo sguardo smarrito nei suoi intimi pensieri. Levò il volto verso Odino, senza mai guardarlo direttamente, poiché i suoi occhi contemplavano avvenimenti che avevano avuto luogo molto più in là, in un tempo e uno spazio remoti. Turbata dai cataclismi cui assisteva nuovamente, la sua voce si levò in un cantico vivace e malinconico al contempo. Il canto della creazione. Al principio dei tempi esistevano soltanto il Ginnungagap, l'immenso abisso. La sua estensione era talmente vasta che non era esistito, né mai sarebbe esistito nessuno capace di conoscerne i limiti. Eppure qualcosa esisteva. A un estremo, il ghiaccio e la nebbia avevano stabilito la loro dimora. Niflheimr, il mondo delle tenebre. All'altro estremo, le fiamme regnavano supreme. Era il mondo del fuoco. Muspelheimr, un luogo di rovente distruzione. Il caos puro. Il ghiaccio e il fuoco crebbero tanto da sconfinare dalle loro terre. Fiumi di brina si riversarono nell'abisso, mentre dall'alto estremo si levavano le faville. Ognuno di essi andò conquistando sempre nuovi domini, finché non furono invasi dalla fatale necessità di sfidarsi. Si affrontarono in una regione intermedia. Lo scontro generò una nube di vapore letale che si espanse contemporaneamente in tutte le direzioni. La battaglia si sarebbe protratta per un tempo indeterminabile, mentre le due forze traevano gli approvvigionamenti dai rispettivi domini, incalzando il nemico al massimo della loro potenza. Infine, la collera del fuoco si indebolì e il vapore si raffreddò fino a solidificarsi. Si placò il furore dei contendenti che, ritirandosi, svelarono il risultato della battaglia. Nel cuore dell'immenso abisso vi era ora un mondo di gelida roccia, al cui interno, tuttavia, scorreva un ardente magma. Fu in quella landa di vulcani e massicci ghiacciati che accadde un evento inatteso. Una montagna cominciò a tremare e i suoi pendii a screpolarsi. Dalle sue vette precipitarono le nevi e le creste che la coronavano si innalzarono come se fossero la spina dorsale di una creatura formidabile. Veniva al mondo il primo essere vivente che si sollevò dal letto roccioso e strisciò ciecamente in cerca di calore. Era una montagna in movimento che provocava terremoti al suo passaggio.
Man mano che si allontanava dal freddo, la brina si dissolveva sul suo corpo e cadeva sciolta dai suoi fianchi come una cascata d'acqua. Quando ebbe raggiunto una zona più temperata, si lasciò cadere e sospirò attraverso il sima, che era la sua bocca. Rimase lì, disteso e affamato, dubitando della sua stessa esistenza. In seguito ebbe un sussulto quando avvertì una vibrazione della terra proveniente da lontano. Sulla parete rocciosa che sembrava la sua testa si aprì una crepa, grande abbastanza da svelare il bagliore ceruleo della sua immensa pupilla. L'essere apriva gli occhi per la prima volta. Così poté accorgersi che non era solo. All'orizzonte un'altra montagna avanzava nella sua direzione. In attesa del suo arrivo, la debolezza gli offuscò i sensi. Fu svegliato da una sensazione rinvigorente. Impetuosi torrenti cadevano dall'alto, gli impregnavano il corpo e lo riscaldavano. Levando lo sguardo, vide che i torrenti sgorgavano dalle mammelle di una creatura sopra di lui. Quando la sua benefattrice si fu stancata, si mise in cammino sulle sue quattro zampe, senza cessare di secernere latte, che pioveva sul terreno, generando ruscelli e lagune, le cui sponde fiorivano all'istante. Osservando il modo in cui quell'essere si allontanava camminando sulle sue goffe zampe, anche il primo nato decise di alzarsi. Raccogliendo le forze, sollevò l'uno e l'altro braccio, appoggiò le mani al suolo e spinse con tutto il suo vigore. Si alzò generando un turbinio di sassi e di grandine e voltando il capo per guardarsi attorno, si sentì immensamente soddisfatto. A differenza della sua salvatrice, egli si ergeva su due piedi. Così capì che erano due esseri distinti. Tuttavia, sentiva qualcosa di intimo che li legava. Decise di chiamarla, di presentarsi a sua sorella. Allungò la mano, ma ormai lei si perdeva in lontananza. Allora inspirò profondamente per riempire d'aria il suo petto ed emise la parola che l'universo conobbe e che risuonò come uno scontro tra mondi. Ymir. In un futuro anche lontano, il mondo avrebbe continuato a chiamarlo col suo bramito, poiché mai fu capace di articolare un'altra parola, mentre questa sarebbe stata impiegata col significato che egli le aveva dato, ossia gemello. Ymir seguitò a trarre nutrimento da sua sorella e la sua corporatura aumentò fino a raggiungere dimensioni talmente colossali che gli spostamenti lo costringevano a compiere degli sforzi troppo grandi. Rimaneva presto esausto e doveva fermarsi a riposare. Rannicchiava le gambe tra le braccia e poggiava il suo capo tra le ginocchia e si addormentava. Restava a lungo in quella posizione, mentre il gelido vento gli sferzava il corpo, i suoi capelli gelavano e la pelle si confondeva col paesaggio. Soltanto la fame lo svegliava, spingendolo ad abbandonare il luogo dove aveva riposato in cerca di sua sorella. Dietro di sé lasciava blocchi di ghiaccio della dimensione di colline, staccatesi dal suo corpo durante il sonno. Man mano che andavano sciogliendosi, i blocchi lasciavano allo scoperto nuovi esseri, simili a lui, seppur di minor corporatura. Quando questi esseri giganti, nati da Ymir e fatti di brina, schiusero gli occhi, cerulei come quelli del loro padre, anch'essi si ersero, si guardarono intorno e, vedendosi grandi e potenti, credettero che la creazione fosse là proprio per loro. E così il mondo si popolò di giganti del ghiaccio. Questi esseri si tenevano a distanza dalle terre del fuoco, preferendo le alte vette dove godevano delle tormente che perforavano la loro pelle con cristalli di ghiaccio. Scendevano a valle soltanto per bere dai fiumi di latte della gemella di Ymir, la vacca primordiale.
Quando due di loro si incontravano, era facile che sorgessero delle dispute e che si scagliassero l'uno contro l'altro. Ymir li osservava, incapace di comprenderli. Avrebbe potuto abbatterli con un semplice movimento, ma erano insignificanti e lo sforzo non valeva la pena. Dall'alto della sua statura, riusciva a scorgere sua sorella che percorreva il mondo e generava la vita con il suo latte. Per nutrirsi, ella scendeva in quelle regioni dove il suolo era ricoperto soltanto da un sottile strato di brina. Poteva leccarla fino a scoprire la roccia, per poi leccare le pietre fino a logorarle. Allora, insoddisfatta per qualche motivo, proseguiva il suo cammino. Non indugiava mai a lungo, non riposava mai né dormiva. Si muoveva sempre, avanzava sempre. Fu così finché non cessò di esserlo. Quando Ymir, svegliatosi dal sonno, si accorse che sua sorella si stava fermando a lungo nello stesso luogo. Mosso dalla curiosità, la osservò dall'enorme distanza che i suoi occhi gli consentivano di scrutare. Era andata a trarre nutrimento da un fiume di ghiaccio che penetrava un sima vulcanico. Nei pressi della foce, dove il ghiaccio e il fuoco seguitavano a lottare, leccò e leccò con insistenza le pietre ricoperte di spuma. Soltanto dopo un bel po' di tempo si fermò per godere di un momento di riposo. E fu allora che Ymir ebbe un sussulto dovuto a ciò che si presentava al suo sguardo. Nella roccia si scorgeva una testa. Poco dopo tornò sua sorella, nuovamente affamata. Continuò a erodere le rocce con la lingua e poco a poco portò alla luce l'essere che vi era intrappolato. Era grande, bello e ben proporzionato, con un corpo adatto a movimenti agili. Quando l'ebbe interamente disotterrato, lo innaffiò di latte, per un istante lo contemplò compiaciuta e poi se ne andò, probabilmente in cerca di un altro essere di quella stirpe, intrappolato altrove, in un'altra roccia. Ymir rimase immobile, con gli occhi socchiusi per celarne il bagliore. Spiava da lontano quel nuovo essere dal corpo migliore del suo. Si chiedeva se un giorno avrebbe potuto costituire un pericolo per lui, se avrebbe dovuto schiacciarlo non appena si fosse mosso. Decise di aspettare. Aveva tutto il tempo del mondo. Viveva una vita senza tempo. Così era ancora quando il figlio della roccia aprì gli occhi. Capitolo 2. I primi dei. Prima di uscire, Bor, il figlio nato dalla roccia, accarezzò il muschio che ricopriva la parete rocciosa. Molto tempo prima aveva smosso ognuno di quei massi in cima alla collina con l'aiuto di Besla, nata, come lui, dalla terra. Insieme si erano scorticati le braccia e le mani per proteggere la caverna che era la loro dimora. All'epoca nessuno aveva ancora conosciuto il sole e la terra era illuminata dal fulgore dei vulcani che ardevano nelle latitudini australi e dalle faville che percorrevano il cielo levandosi da Muspelheimer. Un luogo di cui nessun essere sapeva ancora nulla. Era un mondo di ombre e di fiamme, tinto da un velo di tonalità ambrata, dove il giorno non si distingueva dalla notte e dove gli esseri si coricavano quando erano vinti dalla fatica. Ma la vita vegetale si nutriva del veleno che ancora impregnava la brina e che talvolta, in forma di vapore, il vento trascinava a grandi distanze. Bor aveva notato che il muschio che ricopriva le rocce, dal colore rossastro come tutte le piante e gli alberi che lo circondavano, prosperava in questo benefico umidore. Inalandolo, le piante purificavano l'aria, che si faceva più tersa. Per la parete, Besla e lui avevano scelto le rocce dalla tonalità più rossa, poiché il loro unico desiderio era che la loro prole conoscesse un mondo meno aspro di quello vissuto dai genitori. Rivolse uno sguardo alle sue spalle.
Lo splendore del fuoco che scaldava l'interno della grotta danzava sulle pareti. Lì dentro vi era tutto ciò che possedeva. Ogni suo pensiero e ogni suo sforzo era rivolto unicamente a proteggere tutto ciò che aveva. A tale scopo si preparava a battersi ancora una volta con i suoi. Rimosse la grande roccia che serrava l'ingresso e uscì. Una volta fuori, ripose la pietra al suo posto, senza accorgersi che un'ombra minuta scivolava tra i suoi piedi, approfittando della distrazione della manovra. Bor era fibroso e alto come un enorme albero, con il corpo più grosso delle braccia, che erano lunghe, sinuose, con le ossa assai marcate. A causa delle sue dimensioni gigantesche e del suo peso, camminava un po' ricurvo. Durante il percorso attraverso i boschi scostava i rami con delicatezza, poiché aveva visto gli alberi nascere dal latte della vacca primordiale e crescere a dispetto di mille avversità. Era meravigliato dalla loro bellezza e sapeva che, malgrado il loro silenzio, erano esseri dotati di vita proprio come lui. Affacciandosi dall'alto della volta della foresta, Bor contemplò la valle che scendeva giù fino al mare. Intorno si elevavano colonne di fumo là dove altri come lui avevano preso dimora. Molti erano quelli che lo avevano seguito per rifuggire il freddo mortale del nord, il sangue che ribolliva ardente nelle terre del sud e soprattutto l'insensata collera dei mostri di ghiaccio che dimoravano sulle alte vette, dalle quali scendevano unicamente per cagionare morte e distruzione. Man mano che attraversava la valle si unirono a lui i capi delle famiglie stabilitesi in quelle regioni, fino a formare una maestosa comitiva che avanzava con lenti ed eleganti movimenti. Dall'alto della loro statura nessuno poteva scorgere la piccola figura che serpeggiava tra la boscaglia sforzandosi di seguire la loro marcia. I giganti, nati dalla roccia, si radunarono in cima a una scogliera, ai cui piedi le ruggenti acque dell'oceano dirompevano in sprazzi di spuma. Lì giunsero i capi di molte altre famiglie, fino a formare un cerchio di slanciate ombre che si stagliavano contro il fuoco all'orizzonte. Quando la discussione ebbe inizio, tutti ascoltarono attenti e immobili, come montagne rocciose piazzate lì da una mano colossale. Le loro voci, che presto divennero bramiti nel fervore della disputa, tuonavano nella montagna come una tormenta. I capi del nord, vestiti con spesse e folte pelli e armati dalle più grosse lance appuntite, erano i più impetuosi, poiché lottavano ancora contro il gelo e il veleno, subendo gli attacchi dei giganti di ghiaccio. Ciò nonostante si rifiutavano ostinatamente di abbandonare le terre settentrionali che li avevano visti nascere e biasimavano chi lo aveva fatto, orgogliosi della loro vita di rigori. Il più rozzo di tutti si chiamava Yaxl, pietra molare, per via della sua durezza d'animo, attributo che gli aveva permesso di organizzare la difesa contro un gigante di ghiaccio, di affrontarlo e infine ucciderlo. Conquistato il rispetto indiscusso dei nordici, questi lo lasciavano sempre parlare per primo. Yaxl spezzò il tronco di un albero a mani nude e lo scagliò al centro del cerchio. «Cosa resta di colui che dimentica le proprie radici? Soltanto la corteccia, poiché l'interno è morto ormai!» Bor sapeva che l'attacco era rivolto a lui, poiché era stato il primo a raggiungere il sud con la sua famiglia. Avanzò di un passo per prendere la parola. «Proprio come voi, anche noi andiamo a cacciare e a cogliere i frutti che ci offrono gli alberi. Lottiamo per i nostri quando sono in pericolo e ci riuniamo intorno al fuoco per raccontarci ciò che abbiamo imparato. Siete i benvenuti su queste coste, dove la vita è più facile. Sono abbastanza estese da coglierci tutti. Il modo in cui uno vive è una sua decisione e come l'ha presa può anche cambiarla.» «E così sia, che ognuno viva nel modo che più gli aggrada», rispose Yaxl.
Vi chiediamo soltanto di unire nuovamente le vostre braccia alle nostre, come quando vivevamo in una comunità fraterna. I molti pericoli che minacciano le nostre terre hanno messo in fuga l'opulenta madre, che ormai non vi si avventura più. Aiutateci ad attirarla ancora una volta, soltanto una, affinché le innaffi e possano prosperare come le vostre. Ciò che tu proponi, ribatté Bor, è molto più di questo. La tua pretesa può portare soltanto al disastro. Io propongo la vita, insistette l'altro. Desidero soltanto che i miei figli crescano sani e forti, come ogni cosa che dà la luce alle nuove creature, come la madre stessa che ci liberò dalle rocce. Gli animi dei presenti si accesero. Vi era chi parteggiava per la proposta, così come chi la considerava un'idea folle. Alcuni credevano che la vacca, che chiamavano Authumla, l'opulenta madre, fosse colei che aveva donato la vita, mentre altri chiamavano madre la propria terra, dove quella creatura li aveva semplicemente trovati. Bor non apparteneva a nessuna delle due fazioni. Piuttosto, mosso dalla sua innata curiosità, aveva sottoposto a un attento esame l'esposizione della vita tra gli animali. Ciò che aveva osservato lo indusse a credere che la vita nascesse dai principi complementari e il frutto del suo pensiero lo spinse a unirsi con Bestla, atto che in seguito molti altri imitarono. Bor si fece largo fino al centro del cerchio, raccolse i due frammenti del tronco spezzato e li sollevò affinché tutti li vedessero. Non si può opporre nulla a una proposta tanto nobile, disse unendo i due tronchi. La sua affermazione stupì gli uni e gli altri. Tuttavia, presto separò nuovamente i due pezzi. Ma come possiamo sapere che una volta in compagnia di Authumla non cederete al desiderio di darle la caccia per sfamarvi con la sua carne? Tale proposta non è forse uscita dalla tua bocca in altre occasioni? Accusò, sapendo che tra i giganti del nord erano in molti a considerare la vacca una semplice bestia di colossali dimensioni. Al ricordo evocato da Bor, un mormorio di costernazione percorse le fila dei congregati. Se uccidessimo Authumla, potremmo saziare la nostra fame e la nostra sete per molto tempo. Ma da dove sgorgerebbero i torrenti di cui oggi ci nutriamo? Gli animali sulla terra non cesserebbero di esistere? E gli alberi non sfiorirebbero? Che cosa faremmo allora? Ci mangeremmo l'un l'altro? Nell'udire tali parole furono molti quelli che urlarono a gran voce, battendosi i pugni sul petto in segno di approvazione. La tonante voce di Yaxl interruppe con tono furente. È la tua paura a parlare, codardo! Ti ha rammollito a tal punto la bella vita! È il senno a parlare, stolto! Disse Bor, puntandogli un tronco. Come attirerai Authumla al nord? Con quale stratagemma e con quali armi? Vorrai che io ti segua di mia volontà o per paura? L'allegherai? La metterai in pericolo? Come riuscirai a nascondere il tuo attacco agli occhi di suo fratello? Come eviterai che le grida della vacca lo sveglino e lo spingano a cercarla? Che cosa farai quando il primordiale Ymir, progenitore dei giganti di ghiaccio, il più feroce di tutti, ci attaccherà? Yaxl ruggì in preda alla collera e con un violento colpo della mano scagliò in aria un pezzo del tronco che finì in mare. Dinanzi al suo sguardo di sfida, Bor piantò al suolo l'altro pezzo, atto con cui considerava l'affare concluso. «Distorci pure le parole affinché dicano ciò che ti conviene!» disse il gigante del nord. «La sola verità è che ci abbandoni alle nostre calamità!» Furente si voltò e abbandonò la riunione. I suoi gli fecero largo per poi seguirlo, senza cessare di rivolgere sguardi torvi al loro fratello del sud. In seguito
Poco a poco anche i giganti del sud si incamminarono verso la loro casa, uno dopo l'altro, ammutoliti dall'inquietudine, poiché a nessuno era piaciuto il modo in cui si erano svolti gli eventi. Bor rimase là con l'idea di riflettere con calma per trovare una soluzione. Acceso un fuoco, il vento cambiò direzione e iniziò a trascinare dall'oceano un freddo salino. Seduto accanto al fuoco, il suo sguardo smarrito si posò sugli sprazzi maestosi dell'acqua che si infrangeva contro le rocce ai piedi del precipizio. Il suo pensiero vagò nelle epoche precedenti, fino ai tempi in cui aveva abitato il mondo senza alcuna compagnia. I primi nati erano andati a perlustrarlo interamente per la prima volta, avvertendo il bisogno di contemplarlo nel tentativo di comprenderlo. Per farlo avevano avuto molto tempo, era stato necessario. Ora la vita era più facile e tuttavia non riusciva a farsi ascoltare né a farsi capire. L'impeto obnubilava la mente dei suoi fratelli. Avrebbe avuto più fortuna con i suoi figli. In essi Bor riponeva le proprie speranze. A prima vista i suoi figli erano diversi, più agili nel corpo e più rapidi nella mente, più acuti, più sereni dei giganti. E non erano i soli. Tra quelli che lo avevano seguito al sud, vi erano altri giganti che avevano dato alla luce una discendenza dalla natura simile a quella dei suoi figli. Forse un dono della prosperità. Nonostante fosse smarrito nei suoi pensieri, si accorse che l'ombra che lo aveva seguito fin dalla grotta aveva finalmente il coraggio di abbandonare il nascondiglio dal quale aveva spiato il concilio. Credendosi inosservata, la spia strisciò verso il tronco piantato nel suolo e una volta raggiunto si alzò in piedi. Così uscì allo scoperto il primogenito di Bor, ancora giovane ma già corpulento, con una lunga e scompigliata chioma che gli ricadeva sulle spalle e gli copriva il viso. Il giovane posò con riverenza la mano sulla corteccia del tronco. Non era riuscito a resistere alla tentazione di toccarlo per comprovare con quanta forza suo padre lo avesse affondato nella terra. Maneggiandolo come fosse un semplice palo, mentre per lui, che non era affatto un gigante, il tronco era alto come un albero. Raggelò quando udì tuonare la voce di Bor che si rivolgeva direttamente a lui. «Chi va là?» Fissò la schiena di suo padre e tra i suoi capelli si scoprì un volto sul quale già affiorava la prima barba. Nei suoi occhi l'intelligenza ardeva di un furibondo bagliore per il quale gli avevano dato il nome di Odino, il Terribile. Paralizzato, aspettò che la collera del padre si scatenasse. Ma così non fu. Bor esalò un tormentato sospiro e quando si voltò in cerca di suo figlio, la cui presenza aveva sospettato fin dal primo istante malgrado la sua discrezione, Odino non c'era più. Un soave sorriso di soddisfazione comparve sul suo viso. Dirigendosi senza indugio verso nord, il giovane Odino aveva presto intravisto le imponenti figure dell'esercito di Yaxl. Seguì il loro cammino lungo gli speroni della cordigliera settentrionale e lungo pendii sempre più aspri, finché il gruppo non si disperse e ognuno fece ritorno alla propria dimora. Nelle regioni delle nevi perpetue, il dislivello del terreno era assai più pronunciato. Cadeva un nevischio soave ma incessante, contro il cui morso poco potevano fare le esili pelli cucite con tendini di animali indossate dal figlio di Bor. Uno a uno, i giganti del nord svanivano diretti alle loro case. Ma la salita continuava. Davanti a sé, Odino vedeva vaste montagne ricoperte di brina che culminavano in affilate creste situate ai confini boreali del mondo. «È lì che vivono i giganti di ghiaccio», pensò. Voleva vederli con i suoi occhi. «Formidabili creature popolano il mondo, insuperabili in forza e brutalità. Tuttavia, non trovano mai riposo, poiché non riescono a contenere la loro potenza e tentano sempre di imporsi.
Questo Bor aveva detto ai suoi tre figli, raccolti attorno al fuoco della caverna. Odino non dubitava della saggezza dei suoi insegnamenti, ma erano soltanto parole. Non conosceva affatto questo mondo, tanto vasto e popolato di grandiose creature. Ardeva dal desiderio di vederlo, di toccarlo, di esperirlo, di affrontarlo. Se vi era spazio per tutti gli esseri viventi, perché non erano capaci di evitare lo scontro, ma al contrario cercavano dei pretesti per provocarlo? Nella loro natura non c'era altro che il desiderio di soggiogare il prossimo. Era giunto il momento di scoprirlo. L'ultimo nordico ad abbandonare la comitiva fu Yaxl. Svanì nel fondo di una valle montana, coperta da uno spugnoso e sfavillante manto bianco. In cima, un'imponente muraglia di blocchi di ghiaccio serpeggiava tra le falde della montagna, come a voler isolare le vette dalle terre giù a valle. Odino scalò agilmente la parete, aggrappandosi con le dita alle fessure nella roccia. Dall'altra parte imperversavano venti carichi di piccoli cristalli laceranti, e dovette avanzare proteggendosi il volto con le braccia, senza poter fare a meno di volgere lo sguardo giù per la montagna, dove, per sua inquietudine, presto il muro svanì. Quanto più saliva, meno segni di vita trovava. La vegetazione scarseggiava e il terreno diventava puro ghiaccio. Chi poteva abitare lì? Il cielo non esisteva, era stato divorato da fosche nubi. Proseguire la scalata diventava sempre più arduo, ma le vette apparivano ancora molto lontane. Raggiungerle, contemplare il mondo dalle cime più alte, vederlo per intero. La volontà di Odino era inebriata da questo unico proposito. Quando fu nel bel mezzo di un temporale, senza essersi reso conto di quanta strada ci fosse ancora da percorrere per raggiungere la vetta, si imbatté in una parete rocciosa che gli impediva il passaggio. Infaticabile, si aggrappò alle sporgenze e cominciò ad arrampicarsi. La tempesta gli sferzava il collo, lo accecava, gli bruciava la pelle, ma egli continuava a salire e a salire, malgrado il penetrante dolore che tormentava le sue membra. Mentre la tormenta si faceva più atroce, egli cercava un calore intimo, interiore, nel ricordo del fuoco intorno al quale si riuniva coi suoi fratelli per ascoltare i racconti di suo padre. «Le vostre braccia non sono molto possenti, ma in voi risiede un altro tipo di potere. Un potere che dovrete scoprire, imparare e dominare. Osservate i dintorni con aria serena e agite soltanto quando sarà necessario. Non posso insegnarvi nulla di meglio». Molto presto, Odino si era accorto di avere le capacità di percepire l'intimo legame che esisteva tra tutte le cose. Vive e inerti, e di potervi penetrare, ma non come un intruso, bensì come un naturale abitatore. Avvertiva un'unione viscerale con tutto ciò che esisteva al mondo, una fusione in cui egli prestava la sua mente a ciò che ne era sprovvisto e in cui i suoi pensieri convivevano con altri pensieri. Percepiva questo potere, il potere di cui parlava suo padre, come un fuoco che scorreva nelle sue vene. Ma era incapace di dominarlo e di assoggettarlo alla sua volontà. Era ancora una forza irruenta, quella che egli tentava di soffocare, poiché ne temeva le conseguenze. La parete rocciosa prese a scricchiolare come se stesse per sgretolarsi da un momento all'altro. Col cuore in gola, Odino si fermò. Non riusciva a vedere nulla attraverso la tempesta. Tastò a tentoni in cerca di una sporgenza e con rinnovato sforzo si spinse un po' più in alto. La parete iniziò a tremare e a scagliare pietre come indispettita da quel movimento. Dinanzi a sé, Odino vide che la roccia si spaccava lungo una fessura orizzontale al cui interno risplendeva un bagliore ceruleo. Si aggrappò con tutte le sue forze per non precipitare quando il blocco roccioso sul quale si trovava scivolò verso l'alto. E così,
si ritrovò appeso alla palpebra di un occhio colossale. Improvvisamente, la pupilla si mosse verso di lui e si contrasse per osservarlo meglio, e da lì provenne il più intenso freddo che mai avesse avvertito. Terrorizzato, il giovane credette di precipitare. Scalciò disperatamente, cercò una superficie dove poter appoggiare i piedi e, senza pensarci due volte, li piantò nell'occhio come fossero tronchi massicci. La creatura, dalle sembianze di una montagna, il gemello Ymir, reagì con inaspettata rapidità. Dapprima si dimenò da un lato, in modo che Odino si vide quasi piombare nel vuoto. E poi, con maggiore inerzia, oscillò dall'altro lato per sbarazzarsi del fastidio all'occhio. Le dita del giovane non riuscirono a resistere e mollarono la presa. Emettendo a malapena un respiro, Odino attraversò la tempesta rigirando su se stesso e si perse nel vuoto. Un picco dalle fattezze di un ago si spezzò a metà scontrandosi con lui ed egli crollò giù per un ripido pendio. Cadde nel precipizio, urtando contro le rocce dei dirupi più scoscesi, mentre l'intera montagna vacillava scuotendo i suoi ghiacci. Cessò di precipitare quando finì in una piccola valle. Lì rimase disteso, col corpo tumefatto e gravemente ferito. La sua bocca ritorta esalava un affannoso respiro. Lo destò un remoto fragore che andava aumentando. Proveniva dal suolo. Con grande sforzo riuscì ad aprire gli occhi. Man mano che la vista si rischiariva, vide che sulle vette dalle quali era precipitato si stava formando una densa nube grigia che si estendeva sempre più, divorando ogni cosa al suo passaggio. Era una valanga. Si alzò immediatamente e prese a correre giù verso la costa, ma non riusciva ad avanzare con sufficiente agilità, tormentato da un intollerabile dolore. La valanga bramì alle sue spalle, scagliando sassi tutto intorno, e Odino avvertiva il suo gelido alito sulla nuca. Vide che il pendio terminava in un dirupo e, giunto sull'orlo del precipizio, si spinse con ambedue le gambe raccogliendo tutte le forze che ancora gli restavano. Con sorpresa, perché mai aveva fatto nulla del genere, grazie a un formidabile balzo si lanciò tra le nubi, mentre sotto i suoi piedi si estendeva un bosco intero. Alle sue spalle la valanga traboccò dal cornicione e, malgrado il prodigioso salto, lo travolse in aria. Neve, gelo e frammenti di roccia si abbatterono sull'intero paesaggio, crudelmente travolto da un'immensa nube bianca. Quando lo smottamento fu cessato e la montagna si fu placata, la polvere si estendeva silenziosa qua e là. La valle era rimasta interamente sepolta sotto le macerie, ma curiosamente al centro svettava una grossa rupe, erta come uno scudo che volesse difendere uno spazio protetto. Lì sotto, Odino grugniva, il volto scomposto dallo sforzo, i muscoli tesi al massimo, mentre opponeva alla valanga un enorme masso sradicato dal suolo. Depositò la pietra lentamente, nel timore che franasse sopra di lui, ma quando vide che rimaneva stabile, si liberò del carico e si lasciò cadere sulle ginocchia, esausto e ansimante. Venti contrari spiravano intorno a lui, impedendo che la polvere cessasse di depositarsi. Mentre ancora era intento a recuperare le forze, avvertì il profondo scricchiolio della neve sotto il peso di un lento incedere, proprio di una mastodontica creatura. Prima avanzò da un lato, poi dall'altro, poi da ogni parte. Odino si rialzò in tempo per vedere che nel mezzo del polverone si insinuavano i bagliori cerulei di molti altri occhi, folgoranti occhi di esseri colossali. All'improvviso il freddo si fece più intenso, tanto da mozzare il fiato. Gli occhi lo circondavano, sempre più chiari, più splendenti. Il figlio di Bor indietreggiò di un passo, urtò con la schiena la rupe e sollevò i pugni.
Serrò la mascella e corrugò la fronte. Il suo respiro accelerava, il cuore gli batteva più rapido, il sangue scorreva sempre più abbondante nelle sue vene. Quando nella bufera vide profilarsi braccia, gambe, torsi, sagome di corpi fatti di ciò che sembravano cristalli affilati, le tempie gli pulsarono con tanta forza da credere che fossero sul punto di esplodere. In quell'istante, come invocati dal suo furore, si levarono da terra i frammenti di roccia più grossi e appuntiti presenti intorno a lui, tremando allo stesso ritmo del suo cuore impazzito. Appena il primo gigante di ghiaccio uscì dalle macerie, lo assalì. Odino corse verso di lui e con un balzo mirò alla sua testa, accompagnato da una nube di rocce brutali che turbinavano come in un tifone. Nell'istante dello scontro, un tuono spaventoso risuonò in tutta la terra, da un capo all'altro, e dopo aver scrutato il cielo, furono in molti a pensare che fosse sul punto di crollare in mille pezzi sulle loro teste. So call love.